Allora, questa è, ci troviamo a Cabbio, questa è la Gra di Cabbio, che il Museo Etnografico della Valle di Muggio ha rimesso in funzione negli anni 90. Questo è il 25esimo anno consecutivo che viene caricata. E quello che succede è che noi chiediamo alla popolazione di venire a portare le castagne che raccoglie. Verso metà ottobre abbiamo dei momenti in cui le persone possono portare le loro castagne e lì avviene il carico della Gra. A quel punto la Gra viene accesa e il fuoco viene mantenuto acceso giorno e notte per 3 settimane. Dopo 3 settimane abbiamo l'avvenimento che vediamo oggi, che è la festa della battitura. Quindi le castagne vengono scaricate dalla Gra, vengono battute su un ceppo per separare il frutto dalla buccia, vengono ancora ventilate per togliere i pezzi più leggeri da quelli più pesanti e il risultato finale è la castagna secca che può poi venire ritirata dalle persone che l'hanno consegnata. Anche a me! Dopo se vuoi fatica, la prossima volta facciamo su! Vuoi provare? Sì! Oggi i bambini si divertono! Sì, per loro è un gioco, per noi è una maniera di avvicinarli ad alcune tradizioni che secondo noi vanno conservate e non vanno perse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Prendi un pupotto. Ehi, dai, mi ha paura. 1, 2, ok. Dai! Sono molto smacciolato. Selezionando le castagne per i pacchetti, dunque togliamo questi pezzettini di pelle che sono rimasti attaccati dopo la battitura e dopo essere state vallate e passate anche da quella postazione, e così poi prepareremo dei sacchetti per la vendita. È bella, vedi? Ma le castagne sono un frutto? Questo è il frutto, no? Il frutto è nella buccia, no? Allora, queste sono seccate, cioè è stata tolta accendendo il fuoco sotto. Il fuoco è arso per 3 settimane. Il calore salendo ha seccato, cioè ha tolto l'acqua alle castagne, però restano, quando sono secche, restano dentro nella buccia. Vengono battute per rompere la buccia, no? E far uscire il frutto. Si setacciano, è un'altra tappa per pulirle, per selezionarle, e poi alla fine finalmente hai il tuo frutto secco pronto per poi essere cucinato o macinato o cucinato. Vai. 10, 11, 12. Ok,
Allora, si prendono le castagne secche, si mettono a mollo per una notte, al mattino dopo si mettono in una casseruola con una percentuale, diciamo 2-1 di acqua e vino rosso, gli si aggiunge un po' di zucchero, non esageriamo in partenza, poi le gustiamo dopo, e lasciamo bollire finché l'acqua viene evaporata, si riduce e resta come una piccola crema in fondo. Aggiungiamo ancora dello zucchero a questo momento e caramelliamo il tutto dopo circa un'oretta di cottura. Arriva a quel punto lì, si lasciano raffreddare e si mangiano così inzuppate con o nel latte oppure con la panna sopra, panna montata. Questa è una delle ricette della valle.